Questo programma è offerto da Carpaccio di Bresaola Montana, Mortadella Rovagnatella, Speck affumicato Citterio, Quattro Torri mozzarelle fresche, Rucola contadino Bonduel, Siciliani. Nel nuovo numero di Combi Magazine, cucina, melanzane in cucina, nutrizione, sonno o obesità, salute, attenti alla pelle, tempo libero, acquario in casa, lifestyle, apicoltura, in città e in più gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo, programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora solo su Combi Magazine. Amore per la terra è capace di trasformare i sacrifici in frutti. Mentre il sole dà il buongiorno al mattino, nel vicino paese dei Gocciolotti si lavora di gran lena per portare ogni giorno, da 50 anni, tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, sette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. 5 maggio 1821, moriva Napoleone Bonaparte. Negli anni 60, sempre il 5 maggio, non ricordo la data precisa, si inaugurava a casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Nel 1981, il 5 maggio, lascia, nasceva Tony, auguri, buon grazie, compleanno. Grazie. Quindi quanti anni fa? 34. 34. Com'è signora? Com'è?
avesse detto a Ciccio, l'avesse già uscito. Esatto, è giusto, è giusto. Ha ragione, tutti amano Tony, vedo. Tony, rispondi, vuoi rispondere? No, non voglio rispondere a niente. In senso non voglio, buono. Non voglio rispondere a nessuno. È oggi. Giusto. Tony. Oggi e domani non rispondo a nessuno. Mercoledì come poi si vedrà. Come festeggerai, Tony? Scusa, io non lo festeggerò. Non lo festeggerai? No. Tony, mi... ti volevo chiedere una cosa. Togli gli occhiali un attimo. Perché? Guardate qua, Clark Kent, Superman, è uguale. Rimettiteli. Clark Kent, ritogliteli. Basta. È uguale a Superman. 5 maggio. Una data importante, anche perché il 5 maggio sono nato anche io. Sì. Solo che io non ne faccio... Quante ne fai tu? 34. 34, vabbè, 34. Io ne faccio 81, 41, 41. Comunque auguri a me, auguri a Tony. Evidentemente un giorno fantastico. Guardate che begli uomini sono nati in questi giorni. Poi c'era anche un cliente con voi che è passato prima, che è nato anche il 5 maggio. Siamo felici per questo. Ci vuoi dire... solitamente quando si fa... Ecco, il mese Mariano, quando si fa... Quando si festeggia il compleanno si fa il discorso. Vuoi fare un discorso alla nazione? No. Urbi e torbi? No, discorso non sono per me discorsi. Di qualcosa. No. A chi dedichi questi 34 anni? A mio padre. A tuo padre, a tuo padre. È giusto, è giusto. A mio padre, mia madre, mio fratello, mia cognata e i miei tre nipotini. Come si chiamano? Qua. No. Sofia, Aurora e Filippo. Oh, belle, mi piacciono anche i nomi, devo dire. Brava Sofia, brava Aurora, bravo Filippo. Bravo Filippo. Vabbè. Bravo zio. Sì, molto bravo. Tu sei un bravo zio. Molto cioè, bravo. Ogni tanto lo sgancio qualche soldo. Li vizio come voglio cioè, io. Come li vizi? L'anno scorso ci ho comprato l'uovo di Pasqua gigante a Sofia Aurora, quello grande proprio, della Ferrero. E a Filippo? E Filippo è nato quest'anno. È nato quest'anno. Il mese dopo che è morto mio padre. Quindi l'anno prossimo. L'anno prossimo si pensa a un nuovo meglio al bambino. Ottimo. Tony, siamo contenti di festeggiare insieme. Auguri. No, perché c'è questo coltellino, no, coltellino da rapina. Complimenti. E andiamo all'interno del convì. Bravo Tony, continua a lavorare. Tony, veramente, noi scherziamo. Tony è un grande lavoratore del convì e noi siamo contenti di averlo conosciuto perché veramente è una persona seria. Vuoi dire auguri a Tony? E una tua frase per Tony? Tanti auguri di buon compleanno a te per i tuoi 34 anni, Tony. È detto maneggiando i cetrioli, diciamo, è il massimo. È vero. Tu vuoi dire qualcosa? Vuoi fare gli auguri a Tony? Auguri. Che si dice in Val d'Aosta? Te spurzo. Vabbè, auguri. Volete fare gli auguri a Tony per il suo compleanno? Attenzione. No, perché scappano. Perché scappa? Perché fa finta di non guardarci? Signorina, eccola, perché? Vuol fare gli auguri a Tony? No, non gliene frega niente di Tony. Oh, vabbè, andiamo dentro perché c'è un'altra persona che vuole fare gli auguri a Tony. E noi ci stiamo avvicinando, no Bud Spencer, no. C'è un'altra persona che vuole fare gli auguri a Tony e questa persona, mi sento molto Alessia Marcuzzi in colpo di fumo, è Lucia! Dov'è? Eccola, vieni! Volevi fare gli auguri a Tony, mi dicono. Volevo mandare gli auguri a Tony, al nostro collega che compie 33 anni. E volevo togliere l'occasione... 34, ah scusate, è un ometto ormai. Che lui cerca anche una moglie, ecco. Quindi è un annuncio, quindi donne, no io sono già... Mi dispiace, perché altrimenti... Ci avrei fatto un pensierino. Ecco, è vero, brava. Senti, ma visto che tu sei la cuoca un po' del convì, come si fa? Oggi farai una torta per Tony? Sì, faccio una torta velocissima. Vediamo, facciamola vedere. Questa. Eccola qua. Molto difficile. E sapete perché la fa? Perché la torta è bui? Tony, fatta apposta. Torta al cioccolato, come si fa? Allora, si apre, si versa in un tegame e si cucina. È difficilissimo. È difficile. Cioè, quanti anni hai studiato per fare questa torta? Parecchio. Immagino, va bene. Grazie Lucia, simpaticissima, perché Lucia è poi una grande cuoca. Signora, vuole fare gli auguri a Tony? Tony oggi fa il compleanno, vuole fare gli auguri? Auguri a Tony. Bud Spencer, vuoi fare gli auguri a Tony? Oggi è il compleanno. Oggi è il compleanno. Vabbè, gli faccio tanti auguri a Tony per il suo compleanno.
E anche gli auguri di Bud Spencer. Tony, sei una persona famosa. E mentre pensiamo a te, caro Tony, vediamo un po' di giornali. Mi metto qui così, poggio i giornali. Io posso anche non usarlo questo, non so perché lo uso. È bellissimo. Ecco qua, ecco qua. I foggiani delle start-up, altra categoria che emigra. Severo, Severo è un, come si chiama? Digital Champion, dice 12 progetti registrati in Puglia, gli ideatori però vivono altrove. 12 progetti su 153 sono stati registrati in Puglia, le start-up dell'innovazione parlano anche foggiano, ma nella maggior parte dei casi, afferma Salvatore Severo, Digital Champion in Capitanata, gli ideatori si sono trasferiti in altre regioni. I nomi? Cucina Mancina nel food, ma anche Winman Wi-Fi. Confindustria potrebbe aprire uno sportello di Invitalia per accompagnare le giovani imprese. Ancora fuga dei cervelli, ancora fuga dei cervelli. Vabbè, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Ah, nel frattempo volevamo segnalare, perché parliamo anche di cultura oggi, questa bella mostra di Mimmo Attademo, Bellezza Selvatica di Capitanata, dedicata ai fiori, la mostra fotografica di Domenico Mimmo Attademo e quadri di Teo De Palma, inaugurata al Museo Civico di Foggia, fiori selvatici tipici della macchia mediterranea che la macchina fotografica di Attademo rende irriconoscibili, e il pennello di De Palma metafisici, fiori spontanei, belli, spinosi come la terra, la tera, perché è romano, no? La tera che genera, la tera, a Roma si dice tutto con aere. È giusto, lo so, bello, abbiamo aperto con un po' di cultura, sempre se no bombe, bombette, ormai ne abbiamo parlato tante volte, delle bombe, delle bombette, ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, e quindi è inutile continuare a parlarne. Attenzione, piano piano riuscirò anch'io con il mio pollice opponibile ad aprire la pagina. Solidarietà e cucina, la Caritas sforna chef. Stage nei ristoranti, lezioni teoriche stage nei ristoranti cittadini, preferiti i piatti dei menù più conosciuti della tradizione foggiana. 29 diplomati che ora cercano lavoro in città, e quello è il problema. Oh, e poi il vescovo di Foggia, che abbiamo detto si chiama Monsignor Vincenzo Pelvi, una veglia per il lavoro che non c'è, l'arcidiocesi, il grido dei precari e la periferia che domanda luce. Non che io sia contrario alle veglie, alle fiaccolate, ci vuole altro. Trivellazioni nell'Adriatico, ne abbiamo parlato tante volte, continuiamo a parlarne perché ancora ci stanno delle persone, diciamo proprio non sono dei geni, che vogliono trivellare nell'Adriatico. Una minaccia per il mare, rinasce il movimento del no, una minaccia per il mare che punta sul turismo sostenibile. È un convegno a Palazzo Celestini a Manfredonia, ne parlerà. Festa delle apparizioni, pellegrini da San Michele, sì, ricordate, la via sacra Langobardorum. E poi a Casalvecchio Forestale, comuni si mobilitano contro la soppressione. Il corpo è attualmente presente con proprie stazioni in 8 centri del preappennino, scrive Dino De Cesare. Poi a San Severo il parco Baden Powell presto consegnato alla città, l'apertura subito dopo l'installazione della videosorveglianza. Baden Powell, ricordiamolo, era il fondatore dei Boy Scout. Il parco Baden Powell dove si trova? Tra via Gentile, via Guareschi e via Martiri di Cefalonia. I fuochi della mano nel soccorso anche, li fanno un po' ovunque. E poi sarà la città di San Severo ad ospitare domenica 10 maggio la quarta tappa di campionato MCK, praticamente i pitbull a San Severo, una razza molto allevata qui a Foggia, e anche molto bistrattata, perché tutti pensano che siano dei cani cattivissimi, in realtà tutti i cani possono essere cattivi in base a come lì si educa. I giorni dei libri da Henry De Luca a Nicola Gratteri, da domani 4 giorni con 4 autori che affrontano temi di attualità e storia. Apre il procuratore antimafia Gratteri e il suo oro bianco, chiude Pino Aprile. Ecco Henry De Luca sopra, poi sotto c'è Nadia Terranova, due degli autori a Foggia in questa settimana. Dove? Vediamo se lo dicono. Tutto dicono tranne dove. Una settimana ogni sera, un incontro, rassegna e festa, lo capiremo. Lo dicono a metà articolo, nell'auditorium Santa Chiara. Vabbè,
lasciamo perdere. Allora, la nostra puntata termina qui. Vediamo soltanto la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Clark Kent è passato. Renzi adesso vede il traguardo, ormai siamo a 100 metri, non mollo e non schiaccio la testa a nessuno, ma boh. Era meglio non farlo vedere. La nostra puntata termina qui, noi ci vediamo a casa con Vito. Il rigore.